A tutti bentrovati. In queste ultime ore si sta attuando un vistoso aumento della pressione atmosferica sul comparto nordafricano. Il promontorio anticiclonico, però, anziché invadere, come fa di consueto, il bacino del Mediterraneo, andrà a svilupparsi lungo i meridiani occidentali europei, occupando via via i cieli di Spagna, Francia, delle isole britanniche e quindi portando su tutta l'aria calda del deserto fino all'Islanda. In questo modo l'aria fredda che normalmente staziona a livello del circolo polare verrà scalzata e, seguendo il senso della circolazione, inizierà a scendere con una componente di moto inversa, quindi da nord verso sud, pervenendo fino sul Mediterraneo e sull'Italia. La perturbazione che delimita questa nuova eruzione di aria fredda arriverà sul nostro paese nel corso del prossimo weekend. Insisterà poi con rovesci, venti forti e temperature al di sotto della media, almeno sino a metà della prossima settimana. Maggio si conferma dunque un mese estremamente dinamico grazie al reset barico attuatosi anche in relazione ad un comportamento anomalo in atto nella stratosfera polare, sul quale non ci dilunghiamo, ma che comunque ha la sua importanza. Che tempo ci dobbiamo attendere dunque? Questa è la carta dedicata alla giornata di sabato 11 maggio, quando avremo nubi in rapido aumento sulle regioni settentrionali, con tendenza a rovesci che dalla regione alpina, con il passare delle ore, si estenderanno anche ai settori pianeggianti della Lombardia, del Trentino e in Emilia e poi anche sulla Liguria di Levante. I fenomeni saranno invece meno probabili sul Piemonte, sulla bassa Valle d'Aosta e sul Ponente Ligure. Al centro e al sud è giornata abbastanza soleggiata, ma con nubi in parziale aumento nel corso del pomeriggio, comunque senza conseguenze. Le nevicate tornano sulle Alpi a partire da 1800-2000 metri, mentre il libeccio andrà ad aumentare la sua forza sulle regioni centro-settentrionali. Lo scirocco lo ritroviamo invece in Adriatico. I mari diventeranno quindi tutti piuttosto mossi. Le temperature sono previste in calo nei valori massimi sulle regioni settentrionali. Domenica 12 maggio sfonda l'aria fredda con i venti che ruotano improvvisamente dei quadranti settentrionali e rinforzano su tutte le regioni, portando rovesci temporali dalle regioni di nord-est verso quelle centrali e poi, nel corso della giornata, anche verso quelle meridionali. Le nevicate sono attese ancora una volta lungo la cresta delle Alpi e sui settori orientali, scendendo fino a 1000 metri circa, mentre in Appennino la ritroveremo a partire da 1800 metri. Rasserena nel frattempo sulle regioni di nord-ovest per venti di caduta e anche in Sardegna, ma in un contesto che rimane generalmente variabile, perché la perturbazione nel frattempo si sarà invorticata proprio a cavallo del nostro paese, rallentando la sua corsa con una vistosa frenata. Lunedì 13 maggio, vortice ciclonico in azione sull'Italia con ulteriori rovesci su Trentino, Romagna e su tutto il centro-sud. Cieli più aperti sulle regioni di nord-ovest, sulla Lombardia e sulla Sardegna, ma clima freddo per la stagione con temperature al di sotto della media, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, in un contesto ancora decisamente ventoso con mari molto mossi. Le nevicate sono attese questa volta in Appennino sino a 1400-1500 metri, ma anche a quote localmente più basse sul tratto tosco-emiliano. Infine, la tendenza per la giornata di martedì 14 maggio, che comunque sarà da confermare, la quale propone ulteriore nuvolosità sull'Italia, ma con fenomeni che tendono ad attenuarsi, a diradarsi. Sempre temperature sotto la media, soprattutto al centro-sud, per venti settentrionali e mari molto mossi. Ebbene, con questo è tutto. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Buon fine settimana, cordiali saluti e a risentirci da Luca Angelini.